Radio Radicale, siamo col senatore Marcucci, capogruppo del PD, dopo il voto al Senato sulle mozioni su Radio Radicale. Allora, qual è il suo parere? La volontà di Lega e Movimento 5 Stelle è chiara, io alla fine sono contento che il Parlamento abbia fatto definitivamente chiarezza sulle posizioni. Loro vogliono chiudere Radio Radicale, annunciano un provvedimento di legge, un disegno di legge che ci metterà mesi e mesi sempre che vada tutto bene. Nel frattempo la radio interromperà questo servizio pubblico che ci aiuta e ci supporta da tanti decenni, che permette trasparenza, comprensione a tutti i cittadini, permette anche a tutti i parlamentari di poter rappresentare le proprie posizioni in maniera libera e senza filtri. Hanno occupato e stanno distruggendo la RAI e ora vogliono chiudere Radio Radicale. Questa è la loro linea sull'informazione. Peggio così non si può. Quando si dice che questo governo ha atteggiamenti autoritari, lo si dice perché i loro comportamenti e le loro decisioni sono queste. Voi chiedevate una proroga della convenzione che dovesse accompagnare la radio al bando di gara, un po' come aveva chiesto la GCOM. L'AGCOM l'ha chiesto con chiarezza, era molto semplice, l'impegno di tutte le forze politiche a fare una legge per una nuova gara in tempi molto rapidi, ma nel frattempo il servizio viene garantito, pagando solo i costi, non era difficile, però purtroppo, siccome la vogliono in realtà chiudere, questo non è stato possibile. Bene, la ringrazio di tutto. Grazie Andrea Marcucci.